Ben ritrovati ai nostri telespettatori con il nostro TG Sport. In primo piano ovviamente la pallavolo, perché fra poche ore al Palabarton la Sirsusa Vim Perugia scende in campo per gara 3 nella serie finale dei playoff scudetto contro la Mint Vero Volley Monza, una serie che è in parità, dunque chi vince questa sera avrà l'opportunità di giocarsi poi il match point in gara 4 a Monza. A presentare la sfida per Perugia il centrale Sebastian Solès. Sentiamo. Arriva un'altra finale e siamo preparati bene perché insomma siamo dove volevamo e è arrivato anche un momento bello della stagione che ce lo vogliamo godere. La squadra sta bene perché siamo consapevoli di dove siamo e sappiamo che non si può fare tutto facile, se no sarebbe scontato. E ci siamo trovati in difficoltà alla Monza che giusto era, no? E poi ovviamente ognuno ha il suo ruolo. A Leo è toccato entrare sicuramente, ha fatto vedere che era bello, bello carico e pronto. Ognuno che è dentro o fuori sa cosa deve fare, e questo è che sì che fa la unione della squadra. Poi insomma abbiamo lavorato per preparare un'altra partita. Noi siamo bene perché sappiamo che dobbiamo fare per arrivare all'obiettivo finale. Quindi penso che stiamo bene e sarà una bella partita. Ancora pallavolo, ma stavolta la femminile. Colpo di mercato per la Bartoccini Forti Infissi Perugia, che dopo la conferma dello staff tecnico con Giovi e Marangi ancora sulla panchina, ha ufficializzato anche il primo arrivo in vista del prossimo campionato di Serie A1. Il direttore sportivo Remo Ambroglini, per rinforzare il reparto centrale, ha scelto Anastasia Cekulev, tedesca di origini russe, classe 2003, prelevata dalle fila del Potsdam, squadra del massimo campionato tedesco, con cui ha chiuso l'ultima stagione arrivando fino alla semifinale playoff dopo aver disputato una buona regular season.